Con le stazioni sciistiche che stanno riaprendo nella nostra regione per gli impianti di risalita dei prati di Tivo in provincia di Teramo, ancora non si sa quando potranno aprire. Questo perché i lavori di manutenzione non sono ancora iniziati. Una vicenda molto complessa, visto i tempi sempre più ristretti per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria, essenziale per ricevere l'ok a riaprire gli impianti per la stagione invernale. Una condizione di incertezza che sta preoccupando non poco gli operatori presenti ai prati di Tivo e non solo. Speriamo che sia il più presto, purtroppo non vediamo ancora movimento lassù, questo ci preoccupa tanto. Speriamo perché se no sarebbe un colpo durissimo a noi. Noi comunque ci stiamo preparando per affrontare la stagione invernale, siamo tutti pronti, aspettiamo chi di dovere che deve fare le azioni da poter fare iniziare a funzionare gli impianti. I lavori che devono fare non sono lavori brevi e ci vorranno diversi giorni per essere terminati. Senza dubbio, poi soprattutto pensando che gli impianti sono già più di un anno che stanno, la cabinovia è più di un anno che sta fermo e le seggiovie sono 2 anni che sono ferme, quindi c'è da mettergli mano. Aspettiamo, purtroppo, come ho detto, la preoccupazione è che ancora non vediamo movimento. Siete riusciti a parlare con la provincia per avere delle notizie? Ma la provincia ha fatto i suoi annunci ufficiali dicendo che per il 15 dovevano essere già pronti e si erano pronti per partire. Aspettiamo.